Ciao, mi chiamo Luca e sono in viaggio in camper con mia mamma Alessandra, mio papà Raffaele e i nostri cani Hope ed Ellen. Abbiamo deciso di lasciare per qualche mese Boretto, il paese dove viviamo in Emilia, vicino al fiume Po. Il nostro obiettivo? Trascorrere l'inverno in luoghi più caldi. Seguiteci nelle nostre avventure. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. E in tanti ci avete chiesto cosa facciamo nella vita, non è che noi viviamo in viaggio perennemente, e quindi abbiamo un lavoro e abbiamo due attività ricettive. Quindi con questo video vi vogliamo illustrare il nostro lavoro, vi vogliamo far vedere le nostre attività, e cominciando dalla prima, che è questa qua dietro. Ciao a tutti, questa è la nostra torre, siamo sull'Appennino modenese e a circa 700 metri di altezza e questa è una casa torre che abbiamo comprato qualche anno fa, abbiamo ristrutturato noi e che adesso affittiamo per brevi soggiorni di 2 o 3 giorni, una settimana massimo. E è una vecchia torre che probabilmente serviva come torre di avvistamento per un castello non lontano da qui, che poi è stata riutilizzata in passato come abitazione. Probabilmente questo luogo era un vecchio castelliere ligure che era praticamente un villaggio celtico, e lo si capisce da alcune cose che poi vi faremo vedere, ma intorno è un semicerchio dove ci sono due ordini di mura che probabilmente facevano sì che questo fosse un villaggio fortificato. E niente, noi l'abbiamo comprata ormai 10 anni fa, poi l'abbiamo restaurata piano piano utilizzando solo materiali d'epoca e l'abbiamo arredata utilizzando mobili antichi, recuperando i vecchi pavimenti. Comunque ve la facciamo vedere. Questa è la chiave, pratica, poco ingombrante. Il portone l'abbiamo rifatto noi, ne abbiamo utilizzato solo della ferramenta d'epoca. E dentro questo è il pian terreno dove c'era una volta, probabilmente c'era un ricovero per gli animali, infatti adesso c'è Ellen. C'è una cucina molto spartana con due fuochi a gas. Abbiamo utilizzato un frigorifero da campeggio che va a gas perché non c'è la corrente qui. Questo qui è una piccola batteria con un pannello solare che serve per ricaricare i cellulari, computer. Poi c'è una dispensa, la stufa dove si scalda l'acqua. Il pavimento è originale. La torre così com'è probabilmente risale alla fine, la metà del 500, la fine del 500. C'è un salotto. Un salotto che in realtà funge sia da divano che da letto, perché a tutti gli effetti sono 2 materassi con 2 reti sotto. Quindi un primo piano, zona relax, con la stufa a legna che riscalda la maggior parte della... Il riscaldamento struttura è con queste 2 stufe, una al pian terreno e una al primo piano. Faccio vedere il panorama fuori. Purtroppo c'è un grosso contrasto di luce, per cui non mette a fuoco ben perfettamente. Questa è la vista fuori, verso la borgata che abbiamo qui sotto, dove abbiamo anche una casa in affitto in quel caso. E questo invece è dalla parte a est, l'affaccio. Qui si vedono anche tanti animali passare, abbiamo visto anche i lupi più di una volta. Allora, questo è il secondo piano. Praticamente questo piano l'abbiamo utilizzato come zona per il tempo libero durante l'inverno. Spesso c'è freddo al pian terreno, allora magari si viene qui a passare una serata, a passare del tempo. C'è ancora più luce. Denominata anche la sala degli scacchi.
la sala degli scacchi, c'è anche una torre modellino. I pavimenti sono ancora i suoi originali, li abbiamo restaurati utilizzando altre assi di case più o meno della stessa età, sono in quercia, sono pesantissimi, li abbiamo smontati, poi li abbiamo un po' restaurati, in alcuni casi riposati, posati nuovamente. Le scale invece le abbiamo fatte noi a mano con un aiuto e sono in quercia. Gli arredi non sono della torre, sono tutti comprati da noi, sono tutti d'epoca più o meno coerente e di appartenenza insomma di quest'area emiliana. Vengono tutti da mercatini. Poi c'è l'ultimo piano, il quarto. Quindi quattro piani abbiamo. Allora, qui siamo nella stanza sottotetto. Il tetto l'abbiamo realizzato nuovo perché mancava. Quando abbiamo preso la torre era un rudere praticamente. Ed era l'ultimo piano era la colombaia, che praticamente era una specie di allevamento per degli uccelli. In particolare i rondoni. Fino a qualche decennio fa ancora festeggiavano, mi raccontava una signora Lanna, una signora che abita nella borgata qui sotto, e che facevano la festa d'estate della borgata, dove mangiavano, facevano gli spiedi con i rondoni che prendevano in questa torretta. Noi li abbiamo spessi, conservati, li abbiamo lasciati a vista, noi li abbiamo chiusi, infatti si vede che ci sono ancora i nidi. Spesso i nostri ospiti assistono proprio all'arrivo della mamma che viene a dare da mangiare ai piccoli. Abbiamo fatto anche diversi video di questi uccellini ed è veramente molto bello, anche perché loro così si sentono protetti, ma noi dall'interno possiamo vederli in silenzio, silenzio. E questa è la stanza, un po' bassina, però insomma nel centro si riesce a stare in piedi. Si viene a riposare. D'estate un po' è abbastanza fresca perché ci sono molte finestre, e d'inverno è molto calda perché comunque essendo una torre il calore sale, quindi ci sta abbastanza bene. Qui fuori c'è l'angolo barbecue, l'angolo falò e due sdraiette comode per godersi il panorama. Il nostro tavolo per l'esterno, riposare ovviamente in estate ma anche in inverno, perché qui fa molto, non dico caldo l'inverno, però si sta, quando c'è il sole si sta molto bene fuori perché è molto protetto dai venti questo ovviamente spazio. In estate ci sarà la copertura qua sopra, però il tavolo è molto comodo, spazioso per mangiare fuori. Qui praticamente il poggio affaccia un'amaca gigante in mezzo al bosco, e abbiamo messo l'amaca per riposarsi e guardare un po' il bosco. Adesso non ci sono ancora le foglie perché siamo a marzo, ma tra poco diventerà più verde. Sulla sinistra c'è una casetta che abbiamo costruito con i servizi. Non essendoci il bagno abbiamo utilizzato una compost toilet, per cui praticamente sono dei servizi igienici compostanti, per cui non viene scaricato in natura, dove c'è un WC chimico sostanzialmente, e una doccia solare sulla destra, che anche in inverno, sembrerà strano, però anche nelle giornate come una giornata come questa funziona, perché la doccia, l'esposizione è a sud della casa e la doccia comunque si scalda, alle volte si riesce a fare anche in questo periodo una doccia calda, altrimenti si scalda l'acqua calda con la stufa al pian terreno. La doccia all'interno, però quindi doccia con la vista sulla torre e girandosi sul bosco, quindi è una doccia speciale. L'acqua è solo esterna, e qua ci si può lavare i piatti, le stoviglie, dice Luca, oppure fare la doccia appunto lì.
è una delle nostre attività e la nostra torretta è un posto che a noi piace veramente tanto. Abbiamo iniziato ad affittarla un po' per scommessa, perché inizialmente era un luogo dove ci piaceva venire il sabato e la domenica a fare qualche grigliata con gli amici. Poi abbiamo provato a renderla fruibile a turisti, insomma, prima ai nostri amici, poi ai turisti, e abbiamo un pubblico che arriva soprattutto dall'estero, e anche se non è conosciuta questa zona dell'Appennino, all'estero la richiesta più che altro è per l'edificio in sé, però poi dopo si scoprono le borgate, le camminate da fare in zona, che sono molto belle. I borghi antichi che ci sono qua intorno, quindi la sono natura, delle bellissime passeggiate. Gli animali, ci sono... La natura, insomma, gli ospiti che arrivano qua e che stanno qua qualche giorno apprezzano soprattutto il silenzio, la natura, e quindi la vivono proprio come una vera e propria esperienza, il fatto di essere appunto in mezzo al nulla, non c'è la corrente elettrica, non ci sono i servizi che abbiamo in un grande albergo. Però ne restano tutti veramente entusiasti. Sì, è un luogo dove staccare la spina, proprio in senso letterale. Non ci sono le spine. L'Appennino è per me un luogo veramente, una scoperta è stata per me, perché arrivando da Milano frequentavo più la zona delle prealpi, delle Alpi, ed è un luogo poco sfruttato, per fortuna, da un punto di vista turistico. Quindi non ci sono, per esempio, grandi impianti di risalita, non è stata sfruttata tantissimo la montagna. Quindi si possono fare delle camminate belle, lunghe, c'è una rete di sentieri che risale anche all'età di Matilde, di Canossa, per cui importante. Ci sono tanti piccoli villaggi, borgate in sasso meravigliose, case meravigliose, in alcuni casi anche abbandonate, che io consiglio di vedere. Sono dei posti dove poter fare un weekend lungo, dove poter anche passare a fare delle vacanze, veramente bello. E così, questa è la nostra attività, una delle due. Noi poi in realtà abbiamo preso in affitto una casa lì giù, poco distante, in una borgata che si chiama Ca Nova, che in dialetto significa casa nuova. C'è una pietra nell'edificio con la data della casa, che è 1590, per cui, per darvi un'idea del di quanto sia nuova quella casa, per cui sono veramente luoghi che hanno tanta storia. E poi faremo vedere appena rientriamo, perché tra poco ci dovremo preparare per l'inizio della stagione. Andiamo. Il nostro bed and breakfast a Boretto sul in pianura Po. Quindi scendiamo. Ciao a tutti. Ciao, ben ritrovati. Siamo rientrati alla base, quindi siamo ripartiti con la stagione a pieno ritmo nel nostro bed and breakfast. E adesso ve lo facciamo vedere. Questo è il nostro B&B, è una casa che ha qualche secolo, è tipica di questa zona tra il Mantovano, il Reggiano e Parma, e noi l'abbiamo riempita con mobili d'antiquariato, perché la mia passione è di Alessandra, e l'abbiamo tenuta il più possibile come era. Le cose che c'erano che mancavano, che andavano sostituite, le abbiamo sostituite con materiali d'epoca, e chi viene qui cerca un attimo di relax, non lontano comunque da Parma, da Mantova, da Reggio Emilia. Questo è l'androne, che è un po' il cuore della casa ed è il luogo dove soprattutto l'estate ci si ferma a parlare un po'. E intorno a questo poi si
sviluppano le sale, che sono quattro. Questa è sempre una sala che noi viviamo e che lasciamo anche agli ospiti, però un posto dove ci riposiamo quando non c'è nessuno e dove gli ospiti possono passare il tempo a leggere, soprattutto l'inverno, perché l'estate vanno più fuori. Questa è la nostra sala da pranzo, dove c'è Luca che fa i compiti. Saluta. Ciao. Ciao. E poi la cucina, che è la quarta stanza che non mostriamo per decenza. E poi c'è lo studio con la biblioteca. Anche qui si passa il tempo, soprattutto l'inverno. E spesso facciamo la colazione qui, quando per esempio anche tutto il mese di aprile è stato molto freddo, quindi abbiamo utilizzato questo ambiente che si scalda più velocemente. E poi fuori c'è un altro giardino. Adesso ancora i noci non si sono aperti del tutto, però è molto ombreggiato d'estate perché c'è questa copertura naturale e poi c'è questa casetta dove serviamo agli ospiti la colazione o dove si fermano gli ospiti a cenare, si preparano qualcosa, magari si porta qualcosa da fuori. Con la vista sulla campagna. Questo era un vecchio deposito degli attrezzi. E al piano di sopra abbiamo le camere. Tre sono per gli ospiti e due sono le nostre. La 1, in questo caso è tripla. La 2, in questo caso il bagno è in camera. Questa è la configurazione da 4, ma normalmente viene data tripla. E per ultima la 3, che normalmente è doppia, però volendo si realizza anche il terzo letto, anche questa con il bagno in camera. Mentre la camera 2 e 3 hanno il bagno in camera, la numero 1 ha il bagno esterno, ma pur sempre riservato e privato, quindi in questo caso ha questo bel bagno grande e luminoso. E queste sono le biciclette che possiamo dare ai nostri ospiti per poter fare le bellissime passeggiate che ci sono lungo il fiume. Questa è la nostra casa, la nostra attività, la nostra vita e dove passiamo praticamente tutta la primavera, tutta l'estate. È un bel lavoro, insomma, non ci lamentiamo, nel senso che abbiamo tanto tempo libero per leggere, preparare nuovi viaggi, perché stiamo già pensando a qualcosa. E il contatto con le persone è continuo, perché praticamente viviamo insieme a loro. Quindi, per fortuna, abbiamo degli ospiti che non ci hanno mai regalato delle sorprese negative, anzi,
spesso li accompagniamo in giro a vedere il territorio, le città. In particolare qui siamo in un'area verde dove ci sono molte passeggiate sul Po, poi c'è il Parmigiano Reggiano, c'è l'aceto balsamico, tante cose da fare. E a voi qual è quella che vi è piaciuta di più? La torre o il bed and breakfast? Scrivetelo nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi episodi.